e che da un punto di vista tecnico mi pare assolutamente corretta. Quindi vorrei recuperare il campo dai vari dubbi che sono stati sollevati da chi mi ha preceduto sul fatto, cioè, che questa è una richiesta in deroga assolutamente lecita, oltre che legittima, e che naturalmente è nella discussione che viene lasciata al Consiglio Comunale di Pordenone concedere o meno questa deroga, ma siamo nell'ambito, penso di poter dire con una certa sicurezza, di quello che ci è consentito di fare dalla legge. Quindi questo è già un punto molto importante, e dico questo perché in questo senso vorrei rispondere anche alla annotazione molto puntuale e anche pungente, direi, del consigliere Del Benne, il quale appunto domandava: ma noi quindi diamo una deroga in base ad un preliminare di compravendita, quindi non c'è un diritto reale sottostante? Ecco, allora su questo, perché poi francamente il dubbio mi pareva assolutamente legittimo e anche ben posto, mi sono documentato e l'articolo 11 del DPR 380 del 2001 prevede che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per ottenerlo, e richiede, quale titolo astrattamente idoneo a legittimare la richiesta del permesso di costruire, la sussistenza di una situazione giuridica assimilabile alla proprietà o eventualmente alla qualificata aspettativa di poter esercitare le prerogative del proprietario sull'area in cui si intende realizzare un determinato intervento edilizio. E naturalmente nell'ambito di questa aspettativa qualificata ci sta a pieno titolo il contratto preliminare di vendita, che una sentenza del TAR del 2011, sempre della Puglia, dice che per giurisprudenza pressoché costante è da tempo ritenuto titolo idoneo a richiedere il permesso di costruire. Quindi sulla base di questo preliminare di compravendita bene fa il Confidi a chiedere questa deroga. La deroga è prevista ed è consentita dalla legge regionale. La legge regionale dice chiaramente che l'intervento può essere non soltanto esercitato da un soggetto pubblico, ma anche da un soggetto privato, qualora l'opera pubblica rivesta un interesse pubblico. Sul fatto che il Confidi eserciti un'attività che è di interesse pubblico mi pare perfino superfluo stare qui a discutere, nel senso che è una realtà, come giustamente sottolineava l'assessore, 3.550 aziende. So anche per esperienza personale in questo periodo di difficoltà quanto le garanzie prestate dal Confidi siano di aiuto agli imprenditori nel risolvere situazioni di scoperti, di fido o comunque di finanziamenti che non si riescono a pagare, e quindi per quanto riguarda situazioni pregresse, ma anche per ottenere dei finanziamenti, visto che ormai le banche sono tutto tranne che purtroppo istituti di credito. Ecco, credo quindi che gli intenti, ma anche, ripeto, le premesse anche giuridiche siano assolutamente condivisibili, nel senso che supportate poi anche da quella giurisprudenza che cita anche la delibera, quindi mi faccio riferimento appunto anche alla qualificazione di interesse pubblico secondo la sentenza del TAR della Puglia del 2010 di appunto manufatti anche gestiti da soggetti privati che hanno un'identica missione di soddisfare rispetto appunto agli enti pubblici esigenze della collettività di tipo economico, bancario, assicurativo, culturale, industriale, igienico, religioso, turistico, alberghiero. Non condivido nemmeno io il fatto che si debbano tenere gli uffici all'interno del centro città, anzi da questi banchi come opposizione abbiamo sempre detto che gli uffici dirigenziali dovrebbero essere portati al di fuori del centro storico. Lo fanno città molto più evolute sotto tutti i punti di vista rispetto alla nostra, ad esempio Treviso, dove la sede dell'Unindustria piuttosto che della provincia sono fuori dal centro storico della città. Quindi non ci vedo nulla di straordinariamente particolare nel fatto di dire finalmente un ufficio che può essere considerato di interesse pubblico viene posto al di fuori del centro di Pordenone. Questo per decongestionare il traffico, per permettere una maggiore fruibilità da parte anche degli utenti di quelli che sono i servizi offerti. Poi mi spiace appunto che il consigliere De Bortoli sia già andato via, ma
chiaramente non è che 3.500 aziende vuol dire che ogni giorno 3.500 auto vanno a parcheggiare sotto la sede del Confidi. Il Confidi fa un tipo di attività che è destinata a una relazione con gli istituti bancari e con le imprese, ma che lo dimostra il fatto stesso di dove sia l'attuale sede del Confidi, non ha bisogno di un palazzo di 30 piani. Su questo anche il consigliere Del Ben mi pare che sia stato assolutamente corretto nel rilevare che si tratta di una cubatura e di una metratura accettabile. Ecco, quindi non mi pare che sia questo il caso, cioè quello appunto del Confidi, di questa richiesta di fare demagogia sulla speculazione edilizia, che c'è stata negli anni scorsi in questo comune, che le precedenti amministrazioni hanno portato avanti. Questo è sotto gli occhi di tutti, si è costruito e si continua a costruire dappertutto con dei palazzi che a volte veramente sono un pugno nell'occhio, ma questo è un altro discorso, lo abbiamo già denunciato e continueremo a denunciarlo, ma non è questo, secondo me, nella sede, nel luogo. Quindi io anticipo che il voto del gruppo, seppur esiguo, del PDL ormai rimasto, sarà di un'astensione benevola.